Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio parlarti di quegli artigiani o di quei venditori che una volta che li hai pagati spariscono e non si vedono più. E se hai bisogno di un'assistenza, di smontare una zanzariera, di registrare una maniglia, il telefono suona, non ti rispondono. Se ti rispondono ti dicono sì, vengo tra qualche giorno, vengo tra qualche mese, vengo tra qualche anno, non vengo più. Questo è un problema che purtroppo avviene spesso nel mondo dell'artigianato e nel mondo anche dei venditori puri. È un problema che avviene perché c'è poca serietà, non c'è rispetto per le persone, c'è rispetto solamente per i soldi. Si pensa solamente al guadagno iniziale della vendita e non a mantenere il cliente, ma più che mantenere il cliente è proprio il rispetto e riuscire ad andare a dormire la notte sereni e tranquilli. Io nel mio piccolo, alla Bisacchi siamo in 20 persone, a livello italiano non possiamo dire la nostra, però che cosa ho fatto? Ho fatto una delle garanzie del sistema Bisacchi è che una volta che il lavoro è finito, pagato, saldato, perfetto, funzionante, entro 24 mesi torno a vedere che sia tutto a posto. Perché il mio interesse non è solamente vendere delle finestre, ma assicurarmi di avere risolto i problemi e che il lavoro sia ancora perfetto come il primo giorno dell'installazione. Questo credo che lo facciano veramente in pochi. Secondo me siamo gli unici. Ed è una cosa di cui vado molto fiero, è una cosa che ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri, la serietà prima di tutto, poi facciamo le assistenze nel tempo, tutti lo dicono, ma quanti possono realmente avere le prove di che questo succede? Noi sulle oltre 170 recensioni che abbiamo su Facebook, pagine gialle, Google, ci sono molte di queste che parlano appunto dell'assistenza post vendita, che è stata fatta, che sono stati contenti, che quando era possibile è stata fatta anche in garanzia. E quindi ci sono 170 testimoni che dicono che quello che sto dicendo è vero, perché tutti lo dicono ma nessuno lo fa. Ti svelo un trucco per provare a vedere chi fa l'assistenza. Se magari prima di cambiare finestra hai bisogno di una piccola riparazione, puoi provare a chiamare le varie aziende, quelle due o tre che reputi che faranno lavoro, quelle che hai scelto, e provare a chiamare in forma anonima o non so, vedi tu come fare, e dire ho bisogno di questa assistenza, quando potete venire? Quella è la prova del 9. Non dire che ti ho detto questo trucco, mi raccomando. Ciao e al prossimo video.